Quali sono gli strumenti concreti oggi a disposizione per combattere questo fenomeno? Non si tratta di inventare nessuno strumento particolare, ma semplicemente usare la collaborazione fra le istituzioni con la società civile in modo da creare una comunità intorno ai ragazzi. E soprattutto l'idea è di dare responsabilità ai ragazzi affinché da un lato possano essere formati e quindi resi consapevoli delle conseguenze delle loro azioni e dall'altro lato sostenute nella loro creatività, perché loro sanno trovare le soluzioni ai problemi, se c'è un adulto che è disponibile ad ascoltarli e ad appoggiarli. In che modo si possono tutelare le vittime di questo fenomeno? Ma intanto evitando che una persona diventi vittima, perché se noi riusciamo a riportare in un percorso di rispetto il percorso di crescita dei ragazzi, noi eliminiamo alla fonte il problema dell'essere vittima. Per le vittime che già ci sono tutta una serie di interventi di sostegno, ma il primo innanzitutto è quello di non farle sentire sole, perché la grande piaga è la solitudine, la paura di denunciare, la paura di non farcela e di essere emarginati. Contro il bullismo anche la polizia di prossimità. La polizia di prossimità è una sperimentazione, è una delle poche sperimentazioni in Italia nella cosiddetta polizia di prossimità e polizia di comunità. La polizia che privilegia l'ascolto e la relazione nel rapporto con le persone. Si occupa del coordinamento delle attività didattiche su tutto il territorio torinese. Noi raggiungiamo circa 20.000 ragazzi all'anno con degli interventi didattici estremamente modulati sull'ascolto e sulla relazione. In questa maniera si entra nel tessuto della comunità per far emergere le problematiche di violenza, le problematiche di bullismo, anche la violenza assistita che i ragazzi e le ragazze subiscono in questa società, nelle loro famiglie. Quali sono le domande più frequenti che vi pongono i ragazzi, i giovani? Direi che noi cerchiamo di far comprendere che anche uno scherzo tante volte non è uno scherzo, non è un atto di bullismo, ma è un reato vero e proprio, che crea della sofferenza, che crea una vittima, che crea il disagio nei rapporti tra i ragazzi. Ci sono quattro regole fondamentali per combattere il bullismo sono prevenzione, prevenzione, prevenzione e prevenzione. Tutte volte che si apre un fascicolo penale o un caso vuol dire che è una battaglia persa, cioè è un'occasione persa. Invece se noi riusciamo ad arrivare prima, vuol dire che evitiamo che ci sia un reato e quanto di altro di peggio.